La Procura di Catania ha chiuso le indagini su una presunta truffa da 1.800.000 euro a un professionista lombardo, truffa che ruota attorno al funzionamento del sistema bancario di paesi esteri. Il reato ipotizzato per due professionisti catanesi, Alfio La Rosa di 38 anni e Giuseppe Privitera di 36, è di truffa aggravata, autoriciclaggio, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Ad un terzo indagato, il rappresentante legale di una società maltese, sono stati contestati il riciclaggio e il trasferimento di fraudolento di valori. Il GIP ha disposto il sequestro di 135.000 euro e dell'immobile. Secondo la Guardia di Finanza di Catania, La Rosa, facendo leva su un presunto blocco dei fondi operato da un istituto di credito britannico della società di progettazione, avrebbe prospettato la possibilità di una rapida soluzione del problema grazie all'intervento di Privitera, presentato come funzionario della banca. La soluzione era un temporaneo transito dei fondi su un conto personale svizzero intestato proprio alla Rosa. Ottenuto il trasferimento fra fraudolento di 1.650.000 euro, La Rosa avrebbe reimpiegato oltre 1 milione per l'acquisto di un immobile di pregio in provincia di Catania, intestandolo fittiziamente a una società maltese rappresentata da un altro complice.